guardi. Pesamente concentrato. No, intanto. Portatelo, portatelo via per favore. Che cosa è foglio? Strappate foglio. Ok. Non è successo nulla. Ma voi credete che noi veniamo, scendiamo da un pero, da che cosa? Che cosa credete voi? Ditemelo. Voi credete davvero che il popolo è un ignorante? A lei non le interessa, perché purtroppo qui bisogna prendere le prove di come vanno le cose, visto i precedenti, va bene? Se vuole io non le inquadro la faccia, io sto solamente cercando di... Appunto, quindi non ci sono... Però intanto me l'ha detto. Io vi sto dicendo quello che è necessario che il popolo vi dica. Il popolo che cosa sta facendo in questo... Adesso lo sto rappresentando io il popolo. Certo, lavorate. È un bel dispiegamento di forze che stiamo pagando noi per niente. Perché cosa? Perché noi vogliamo reclamizzare la legalità. Io ho due figli a casa, uno di 30 anni e uno di 26. Vi dà fastidio questo, no? Vi dà fastidio questo. Perché tanto che voi vi sentite sempre in sedere a posto, perché siete sempre protetti da quelli che stanno più su, siamo noi sempre le vittime. Le vittime siamo sempre noi. E voi che fa? Perché cosa siete pagati voi? Avete fatto un giuramento per stare con il popolo, non contro il popolo. Voi avete fatto un giuramento prima di mettere questa divisa. Va bene? Noi dobbiamo sentirci protetti da voi, non una minaccia. Voi siete una minaccia per il popolo. Inermi. Avete tutti dei genitori, dei figli, sicuramente avete delle famiglie, sono sicura. Dovete rientrare a casa tutti quanti stasera, vi dovete guardare nello specchio. È una situazione, questa è l'Italia, è una vergogna, io mi vergogno di essere italiana, mi vergogno. Io sono venuta qui da Brindisi sono venuta qui e sto parlando con che cosa? Con l'aria fritta sto parlando, guardatevi, sto parlando con l'aria fritta, riprenda bene, tanto ormai a me già mi conoscono, riprenda bene e va tranquillo, bene, questa è l'Italia, vi dovete vergognare, questa cosa la vedrete in giro, vi dovete vergognare, questo rappresenta il popolo, bene, guarda l'indifferenza, guarda la presa per il culo alla gente, la presa per il culo, che fanno finta che noi non esistiamo, lo state dimostrando in continuazione, dimostrate che noi non esistiamo, sto parlando all'aria fritta, mi state ignorando come se fossi niente, io sono come te, io c'ho casa, c'ho famiglia, sono come te, non ti do più manco del lei perché non ve lo meritate, io sono come tutti quanti voi, non ho la divisa e sono fiera di non averla, perché se io dovessi portare questa divisa ne dovrei essere orgogliosa, perché io ho fatto un giuramento per proteggere il popolo, non quello che state facendo voi, siete la vergogna dell'Italia, siete la vergogna dell'Italia. Io non sono credente, ma sto pregando con tutte le mie forze che la giustizia divina pensi a voi, perché io sono armata fino ai denti, ma della legge, la legge quella vera, sono armata fino ai denti io, con la legge quella vera, quella che voi ve la siete dimenticata, avete dimenticato la legge quella vera. Vogliamo che vengano arrestati tutti questi delinquenti, mafiosi, che hanno distrutto l'Italia, la stanno distruggendo, e voi che fate? State qua a circondare che chi? Guarda che assassini, guarda un attimino che assassini, vi dovete vergognare che non avete il cazzo di coraggio di dire ai vostri capi quanto siete assurdi. Siete assurdi. L'istintivo non mi serve nome e cognome. Siete assurdi. Perché vi devo denunciare? Assurdi. Siete assurdi. Certo.
si reputi una proprio fiera e orgogliosa di se stessa per quello che fate. Si reputi proprio orgogliosa e fiera di quello che fate. No. Indifferenza totale. Vergognatevi, 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 vergognatevi. Siete la vergogna, la vergogna. Avete tutti le famiglie, tutti. Dovete avere il coraggio di guardarli negli occhi, le vostre mogli, i vostri figli. Io vengo da Brindisi, sono qua con un doblò, un operaio edile, sacrifici a morire per chiedere giustizia, per farla finita con tutta questa schifezza. E che cosa ci meritiamo? Ci meritiamo pure i calci da parte vostra e l'indifferenza. Guarda, cioè parlate di quello che dovete mangiare domani a pranzo, quando una da povera disperata che sta rappresentando la maggior parte del popolo, solo che la maggior parte del popolo non ha le palle, non ha le palle di dirvi le cose come stanno in faccia, che siete la vergogna di questo paese, siete la vergogna di questo paese, siete la vergogna. Loro mi stanno riprendendo perché deve stare lì bello bello in archivio. Io questo qua lo faccio vedere a tutti, lo faccio vedere a tutti le facce che avete. E siete la vergogna del paese, vi dovete vergognare, non finirò mai di dirlo. Vergogna, vergogna, vergogna! A stare qua per due persone, per il popolo che vuole giustizia! Ma vi rendete conto? Ma poco poco, 2 più 2 lo fate! Lo fate 2 più 2, siete in grado di farlo! 2 più 2, gli ordini che vi danno sono merda, sono illeciti, sono illeciti! Gli ordini che vi danno sono fasulli! Sono tutti fasulli gli ordini che vi danno! Andate a studiare la Costituzione per capire quello che sto facendo io qua! Andate a studiare! Voi fate parte del popolo come faccio io! La diversità, no, se che vedete la divisa! Avete la divisa, però voi siete il popolo. Io mi auguro i primi vaccini che ve li fanno quanto prima a voi, però sono letali, devono essere letali, così ci liberiamo da voi e dagli altri ignoranti che vanno ancora imbavagliati. Guardate, guardate come siete tutti imbavagliati per non poter comunicare, per non poter parlare. Come fate a non capire che cosa rappresenta il bavaglio? Come fate a non capirlo? Il bavaglio è simbolo di stai zitta, non comunicare, non mettere la pulce nell'orecchio a qualcuno. Quello è il bavaglio. Il virus ce l'hanno nella testa malata. Il virus ce l'hanno nella testa malata. E io gli ordini da uno psicopatico, demente, insieme alla compagnia che c'ha intorno là, non me li faccio dare. Nemmeno da voi, non mi interessa, potete venire in 1000, non mi interessa, dico che siete la vergogna, in 100, in 1000, siete tutti vergognosi, perché qua non ce n'è uno che mi faccia capire, a prendermi anche in giro, dire ha ragione signora, ha ragione, non avete manco il coraggio di fare questo, di prendermi per il culo e dire signora ha ragione, non ce l'avete sto coraggio, guardali, guardali. Inermi, le statue di cera, le statue di cera, siete vergognosi, siete vergognosi. Chi è? Chi sono qua? Tutti li devo far vedere, tutti li devo far vedere queste facce, tutte le facce di cera le devo far vedere tutte, le devo far vedere tutte queste statue di cera. Le statue di cera che stanno qua a fermare dei cittadini onesti! Dei cittadini onesti! Armati fino ai denti con la legge! Armati fino ai denti con la legge! Guardali, guardali, guardali che facce di cera! Guardateli che facce di cera! Statue, statue, statue! Vergogna, siete la vergogna. Ora vi autorizzo, ora che io giro l'angolo, di farvi anche 4 risate. Però stasera dovete andare a letto e dovete fare i conti con la propria coscienza. Ora fatevi pure la risatina perché dovete far vedere ai colleghi, ma guarda quella esaurita, ma guarda quella tipa, c'è tipa. Però stasera dovete fare i conti con la coscienza. Stasera dovete fare i conti con la coscienza. Tutti quanti.
tutti quanti. Siete la vergogna, ficcatevelo nella testa, siete la vergogna. Ci sono i mafiosi che stanno impedendo di portare avanti le denunce di Conte per strage, perché è un cretino, perché è un demente e uno psicopatico. Stanno occultando tutto per non far andare avanti le denunce. Che cosa vi serve ancora? La corruzione ce l'avete ogni giorno. Quello che mangiate è corruzione. Quando lo capite? La vergogna. Siete la vergogna. Siete la vergogna. Lei è mamma, sicuro. Lei è una madre come me. Lei vorrebbe tutto lo schifo per i suoi figli. Vuole mandare sua figlia a scuola con la mascherina, con i tavolini, con le rotelle. Vuole questo? Vuole che suo figlio o sua figlia un giorno, potendo avere problemi di giustizia, perché per i figli no, nessuno deve dire no, i miei non avranno mai problemi, eh? E poi vedere che magari la giustizia te la fanno vedere col binocolo. A lei piace tutta questa cazzata, eh? È quello che sta succedendo, è quello che sta succedendo da oltre 30 anni, è quello che sta succedendo. Voi non dovete pensare che le cose, i problemi a voi non vi toccano, perché voi avete lo stipendio. Anch'io c'ho lo stipendio, ma non è quello. Si tratta di vivere libera e far vivere i nostri figli liberi. Ma tanto a voi non vi frega un cazzo? Non vi frega un cazzo? Non vi frega un cazzo, perché non siete niente? Perché non siete niente? Voi non siete persone, non siete niente! Meno di niente! Meno di niente siete! Meno di niente! Ora fatevi una bella risata! Ora vi do il permesso di farvi una bella risata! Vi do il permesso di farvi una bella risata! Eh? Ve lo do il permesso di farvi una bella risata appena io giro. Stasera dovete andare a letto, dovete fare i conti con la coscienza, ricordatevelo. Ricordatevelo! Pezzi di merda! Pezzi di merda! Pezzi di merda! Quello che devo fare, se vuole vedersi il filmato dai vostri colleghi, può andare e andarselo a vedere, quello che gli ho detto ai vostri colleghi. Tanto siete tutti uguali, delle statue di cera. Siete delle statue di cera. Noi siamo qui dell'articolo 52. E che se ne fregano? Non sanno manco c'è ieri la Costituzione, questi non sanno nemmeno che cazzo è! Questi non sanno che cos'è la Costituzione. Questi non lo sanno che cos'è la Costituzione. Non lo sanno. Guarda quanto dispiegamento di forze c'è. Per cosa? Per dei cittadini armati fino ai denti. Lo sapete di cosa? Della legge, quella vera, quella che voi non conoscete. Va bene? Noi sa da dove veniamo per poter manifestare, per poter chiedere gli arresti di tutti questi maledetti delinquenti? Da Brindisi ci siamo fatti da ieri sera tanti chilometri a dormire nella stazione di servizio per arrivare ed essere accolti in questa maniera, come dei veri delinquenti. Certo, noi siamo delinquenti armati di legge. Allora noi siamo i veri delinquenti. Guarda, allora io d'ora in avanti comincerò a delinquere. Perché? Ve lo spiego subito perché. Perché qua chi è mafioso e chi delinque sta nei palazzi. Io che voglio cercare di essere onesta, eh? E ho anche questa accoglienza. Guardate, e sono onesta.
Allora io d'ora in avanti comincio a fare quello che mi viene nella testa, perché ne ho bisogno, perché mio marito è un operaio edile, perché io sono una casalinga, ho bisogno di andare a rubare, e se mi viene dall'incazzatura è talmente tanta, posso pure fare del male, tanto rimarrò sempre a casa, perché qua non ve ne fregate un cazzo di niente, di nessuno! Non ve ne fregate, come i vostri colleghi, inermi, senza dire nulla, vi autorizzo, come ho detto ai vostri colleghi, appena io me ne vado, vi fate una bella risatina per conto mio, eh? Pensare che io sono una bella esaurita, va bene? Io non sono esaurita, io sono una mamma di due ragazzi di 30 e 26 anni, eh? Che il futuro che li si aspetta, non so nemmeno se ce l'hanno sto futuro! Voi non pensate che tenete gli stipendi e avete il futuro assicurato. Non dovete pensare questo. Ma vi iniettano i vaccini. Fateveli fare, per favore, fateveli fare. Così eliminiamo tutta sta gente ignorante che non capisce che deve stare col popolo. Fatevi fare sti benedetti vaccini. Fateveli fare. Conte, tutte le denunce che li stanno presentando, li stanno archiviando, perché i magistrati sono amici suoi. Lo sto dicendo tipo bambini di elementare, per farvelo capire. Sono amici suoi. Non lo metteranno mai nella condizione di portare avanti un processo. E questo ce la mette da tutte le parti, come ve lo devo dire. Fateci manifestare in santa pace, è un nostro diritto, articolo 17-21 della Costituzione, articolo 52 della Costituzione, io posso manifestare per la patria. Quello che non state, voi appartenete più di noi a un senso di patria per via della divisa che avete. Lo appartenete più di noi. Però che cosa state dimostrando? Che cosa state dimostrando? Che state contro il popolo. State contro il popolo. Voi avete giurato, avete fatto un bel giuramento, avete fatto un bel giuramento per proteggere il popolo. No, voi qui, sta oggi, dovevate farci strada, dovevamo simbolicamente, i particolari li volete, visto che quando Carbone vi manda gli avvisi nemmeno lo cagate, nemmeno li leggete. Allora i particolari sono che noi dovevamo circondare simbolicamente Roma, dovevamo camminare con le facce sul finestrino di Falcone e di Borsellino, che sono stati uccisi perché difendevano il popolo. Quindi voi dovevate mettervi per proteggerci a fare la colonna, distanti qualche centinaio di metri l'uno dall'altra. Dovevate aiutarci semplicemente a fare questo e far svegliare i giornalisti, le istituzioni, per capire che c'è gente che non è fessa, che vuole essere presa per il culo. Dovevate fare solo questo, cioè svolgere il proprio lavoro. Il vostro lavoro è quello di proteggere i cittadini. Dove stanno? Dove sono gli altri? Stanno arrivando gli altri. Stanno arrivando gli altri. Siete proprio ridicoli. Ridicoli, siete ridicoli. Siete ridicoli. Siete ridicoli. Siete ridicoli. Siete ridicoli. Vi dove? Io non lo so, se voi non provate un minimo di vergogna, ma un po' di amor proprio ce l'avete per voi stessi. Per voi stessi, per dire, ma cazzo, ma quando mi ritiro a casa stasera che guardo in faccia i miei figli, porca miseria! Come fate? Io provate a ribellarvi! Uccetta giù miscato! Fino a ieri io sto qua, ha giù lasciato i tuoi figli a casa! E non, arrivo! La polizia mi viene pure con. Non arriverò a fine mese! Questo è sicuro che io non arriverò a fine mese! Perché io viaggio col doblò, eh? Con i ferri di lavoro di mio marito! Ha giù fatto un pieno, devo rifare il pieno per ritornare! Ho pagato l'autostrada, devo ripagarla! Io a fine mese non ci arrivo! Ma non me ne frega niente, perché questo è più importante del fatto che un mese io debba fare sacrifici. Questo è più importante. Però, vedi, questi parlano come se noi stiamo parlando di
Non lo so, che la navicella deve andare su Marte, quindi lui mi dice che cazzo se ne frega che la navicella va su Marte. Tanto poi ce ne andiamo pure noi a vivere su Marte. Beh, allora se dovete andare a vivere su Marte, auguri, buon viaggio. Però almeno come fanno prima tutti i vaccini, intanto, gli devono fare prima tutti i vaccini, poi magari qualche figlio, qualche fratello, qualche papà, qualche mamma, tutti i problemi di giustizia, quando Ponci Palleno li bagnuni. Parlo in dialetto, va bene, ok, mi ha aiutata sta botta di dialetto da parte mia. Quando arriveranno che a qualcuno toglieranno i bambini perché non avevano soldi per mantenerli, poi magari vengono violentati nelle case famiglia e nessuno alza un dito, quando quei soldi delle case famiglia li possono dare alle famiglie per mantenere i bambini. Però occhio, ho capito, non ve ne frega un cazzo. Questo è quello che dimostrate. Voi siete giovani, voi avete l'età dei miei figli, avete metà. Se io avessi i miei figli, che assumerebbero questo comportamento nei confronti del popolo, che in questo caso io sto rappresentando il popolo, ma in questo caso io potrei essere tua madre, potrei essere, non lo so, tua zia, e mi rivolgo anche a quel ragazzo lì, perché io ti ho detto c'è un figlio di 30 anni. Se io avessi i miei figli con questo atteggiamento, non ti dico che cosa farei ai miei figli, non è violenza, io non sono violenta. Però sicuramente lo consiglio glielo darei, minimo, per svegliargli un attimino la coscienza. Io un consiglio glielo darei. Però io non penso che voi un minimo di coscienza non ce l'avete. Io non credo che voi non avete un minimo di coscienza. Però sai che cos'è? Non avete le palle per dire no, io quell'ordine non lo eseguo, perché questo è un ordine fasullo. Nessuno ha le palle di fare questo. Allora una donna deve trovare le palle per dirvi come stanno le cose. Eh? Vi sembra normale tutto questo? Quando io mi dovrei sentire protetta da voi? Qua avete impedito di far arrivare l'altra gente che stava arrivando da ogni parte d'Italia. Avete impedito, perché era questo che volevate. Glielo state impedendo di arrivare e di manifestare per avere la legalità. Guarda, due siamo, sa? Siamo due, solamente due siamo, vi trovate male, siete fin troppi, ce ne sono già per due. Ma qualcun altro di appartenente al nostro gruppo ce n'è? In tre, ma lei non fa filmati, non fa nulla per... vabbè, dico però, no? Qualche cosa, un po' usciamo fuori un attimino gli attributi, perché non se ne può più. È vergognoso. Le mascherine, questa è l'altra farsa delle mascherine. Ma voi, allora, voi non sapete quello che sta succedendo ora. Tutti quanti, voi, tutti, io ho preso le targhe, sto facendo le facce, voi verrete denunciati. Lo sapete perché? Non state facendo arrivare gli altri e quella è un conto, però voi state sequestrando delle persone. Sì, giorno 18 avete fatto la stessa cosa e sono stati tutti denunciati, ragion per cui la questura che è intervenuta giorno 18 è illegale se è intervenuta anche adesso. Quindi si è beccata la prima, la seconda e la terza denuncia. Denuncia che seguiranno le vostre. Le macchine, le targhe le ho prese, saranno visti chi guidava in queste macchine in questo giorno. Non vi preoccupate. Verrete, perché qua noi non stiamo facendo niente di male. Non stiamo facendo niente di male. E qua c'è un dispiegamento di forze assurdo. Assurdo. Quindi le denunce ve le beccherete. Non vi preoccupate, perché la cosa illegale che state facendo voi la commettete senza saperlo di commettere. Lo sapete perché? Io non lo so come avete fatto a diventare poliziotti, però la Costituzione o ve la siete dimenticata, o non l'avete mai imparata, non l'avete mai studiata, o l'avete mandata a fanculo perché è ritenuta meno importante. Mentre tutto ciò si fa sulla base della Costituzione, Costituzione che ha violato anche il vostro, perché a me non mi rappresenta, il vostro governo, Conte, Mattarella. Allora, intanto sono tu illegali, sono tu illeciti, stanno lì abusivamente, già questo, e non ne parliamo. Tutto ciò che hanno fatto, sai quando, in quale condizione quello che hanno fatto a noi cittadini chiusi, sequestrati in casa e con tutto quello che hanno fatto, sai quando lo potevano fare? Nel momento in cui veniva dichiarata la guerra. Sai chi lo dice questo? La Costituzione. La Costituzione, sai quando si sospende? Quando c'è una dichiarazione di guerra che deve essere confermata dalle Camere. Qui la guerra dove cazzo sta? Qua sto facendo la guerra io, disarmata però.
Quindi tutto ciò che è uscito da quella merda è merda, compresi DPCM, compresi decreti leggi, è tutta merda, è tutta merda, è tutta merda, e tutto ciò che è intorno è tutta merda, perché la merda non fa niente, perché la merda rimane lì immobile, scende e se ne va dentro un tubo, dentro le fogne. Questo fate voi, perché quando rimanete così inermi la merda fa questo. Fa questo, a me mi dispiace, però ancora continuate, perché sennò almeno date un segno di umanità, perché io non sto usando violenza, non sto, fatemi capire che siete anche voi parte del popolo, perché voi siete parte del popolo, solo che voi, mio marito è un operaio edile, voi avete il compito di proteggere il popolo, qualsiasi mestiere lui faccia. Quindi se il governo, che il governo, quelli del governo sono nostri dipendenti, non si comportano bene, noi questi li dobbiamo cacciare, se ne devono andare, ma non per far scendere quella merda e per farne salire un'altra, perché se noi non arrestiamo tutti questi che hanno fatto tutti i reati commessi da 30 anni a questa parte, tutti i magistrati che sono tutti collusi con la mafia e con la politica, non serve a niente che facciamo cadere questi per poi far salire altra merda sopra. Conte, hanno reati tanti di quelle denunce pazzesche, che cosa? Lo sapete, siete aggiornati a quello che... Io il telegiornale non lo sento, io non sento dal telegiornale le cose. Stanno archiviando perché non ci sono le motivazioni per cui Conte debba essere accusato. Li stanno archiviando, lo sapete perché li stanno archiviando? Perché sono amici, perché sono amici, perché si promettono i voti, perché si promettono i bonus, perché... Ed è quello che stanno facendo a voi. Stanno dicendo, non vi preoccupate, massacrate il popolo, fategli le multe quando vanno senza mascherina nei negozi, fate tutto quello che cazzo volete al popolo, perché tanto il popolo dà, li tocca, eh? Quindi a voi vi hanno detto, fate così che non vi preoccupate che a fine mese c'è il bonus, e voi pur di prendere quel bonus non provate vergogna per tutto quello che state facendo al popolo, non provate vergogna, non provate vergogna, cioè vi addestrano così bene da farvi diventare degli automi, dei robot praticamente, se non sapete cosa vuol dire, eh? Dei robot. Allora io vi consiglierei di andarvi a ripassare, a studiarvi la Costituzione, per vedere quali sono gli articoli, quelli belli 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 da sapere, per far sì, per evitare tutta questa manfrina, per evitare che la gente arrivi a dare in escandescenza, provatevi a capire che cosa dice la Costituzione. La Costituzione è stata calpestata da quelli che la dovevano proteggere, e il primo è Mattarella, che non fa altro che portare fiori ai morti, che non, tutto rispetto per i morti, ma serve proteggere i vivi. Io non lo so, non è che ho finito le parole, ma ci sapete quante cose tenia da dire? Guardate, avrei talmente tante cose da dirvi, mi sono stancata, io oggi sono venuta qua e io oggi pretendo di portare avanti il mio impegno della giornata, io devo fare la manifestazione per la legalità, per far arrestare tutti questi stronzi mafiosi, va bene? Io oggi sono venuta qui da Brindisi perché pretendo che si porti a fine e a termine questa cosa. A costo che devo mettere io solamente la macchina mia, attaccare le bandiere e le foto di faccio e bei giri del raccordo anulare, nella speranza di raccogliere qualche altro povero pezzente del popolo facente parte come me, magari lo raccolgo in giro. Facciamo così e voi mi aiutate? Vi mettete uno davanti e uno da dietro, mi aiutate a fare questo? No. E belle statuine, le belle statuine, ci sono altri questi qui? Sono altri così, guardiamo in faccia anche loro. Ok, va bene, se sono persone normali, vabbè. Se sono persone come queste che non sono persone, li riprendo tutti. Prova a chiamarlo. Prova a chiamarlo, perché io ho detto, io adoberò la macchina
Lo state ascoltando quello che sto dicendo? Io addobberò la macchina e farò il giro del raccordo anulare con le foto di Falcone e Borsellino e con le bandiere dell'Italia, va bene? Io adesso me la preparo la mia bella macchinetta, eh? E vado in giro e mi raccolgo gli altri poveri disperati come me, va bene? Le fa ridere la cosa? Le fa ridere? Vuol dire per caso che io non sono libera di farlo? Mi vuol dire questo? Io pretendo e ho il diritto di avere una risposta. Lei può dire che io sono o non sono libera di fare questo? Me lo dice che cosa sono io adesso? Ditemelo, per favore, ditemelo. Sono o non sono libera di fare quello che cazzo voglio? Eh? Sto veramente, guarda, mi state costringendo a diventare volgare. Ovvio che voi aspettate questo, però mi riprendo e cascate male. Non vi preoccupate, non farò niente di chissà che cosa di violento. Io pretendo una risposta. Così come voi mi state rompendo le scatole a me qua, io pretendo una risposta. Io sono una cittadina libera di manifestare. Eh? Perché non mi risponde? Perché non mi rispondete? Avete difficoltà a dirmelo perché non sapete che cosa vi possono comandare i vostri capi? Eh? Perché dovete aspettare l'ordine dei capi? Marionette. Presente le napoletane quando giocavano che facevano le cose. Marionette, con i fili. Perché si sta mettendo di nuovo la mascherina? Ha paura che gli sputazzo il virus? Ma sa, ma guarda, ma no, tu non immagini nemmeno quanto vorrei io. Io non. Eh? Cosa? Ah, ok, beh. Per favore. Sì, certo che sì. E sto aspettando ancora la risposta perché io adesso addobberò la macchina, uscirò da qua come una cittadina libera e farò quello che io devo fare da cittadina libera, va bene? Se vi azzardate a fermarmi, allora il 18 luglio siete, non so chi, di quale cosa facete parte, di quale altro gruppo di marmaglia fate parte, sono già stati denunciati. Quindi provate a fermarmi. E verrete denunciati perché voi, se mi fermate, mi state sequestrando illecitamente. Va bene? Va bene? Ora vi degnate di darmi una risposta? Vi degnate di darmi una risposta? No. Allora, siccome che chi tace acconsente, significa che io adesso mi vado ad addobbare la macchina. Lei sta con noi, vero? Noi andiamo ad addobbarci la macchina e ce l'andiamo. Se ci fermate, sarete accusati di sequestro di persona e vi farò un bel servizio. Poi andrete voi alla Caritas per chiedere da mangiare come faccio okay, io. Va bene? Va bene? Poi lo farete voi dopo. Se voi mi fa... Allora, Pino, noi adesso dobbiamo addobbare le macchine perché sì. Siccome... Aspetta! Sì, fa la diretta. Allora, siccome si dice sempre che chi tace acconsente, io gli ho chiesto, ascoltami, io ho parlato con Francesco, vai. Gli ho chiesto se sono libera di andarmene, io adesso dobbo la macchina e andiamo a fare il giro del coso. Non mi stanno degnando di una risposta. No, aspetta. Noi addobbiamo la macchina. Aspetta, no, noi addobbiamo la macchina. Ce ne andiamo, se loro si azzardano a fermarci... E denunce per sequestro di persona perché io sono una cittadina libera. Io sono una cittadina libera e posso fare quello che voglio. Va bene? Quindi, se vi degnate di darmi una risposta, mi date una motivazione della risposta in base a quello che mi darete, allora ragioniamo. Se non mi degnate di una risposta, bene, ciao, andiamo ad addobbare la macchina. E se mi fermate all'uscita. Io vi ho già avvisati, non mi vedete così tutta frufru, tutta così. Io so come mi devo muovere, va bene? So come mi devo muovere. È inutile che lei magari si copre con un lubaval, con gli occhiali a specchio. Rimane quello che è, un niente. Per non dire altro, lei è un niente come tutti quanti. Va bene? Va bene? Quindi se mi bloccate, sapete che cosa c'è poi, la sorpresa che ci sarà. Va bene? È sequestro di persona, perché non ci sono motivazioni per cui io debba essere fermata. Io posso mettere chi cacchio voglio alla macchina, come ha fatto già Francesco Carbone, però siccome vi fa paura quello che ha Francesco Carbone, io lo so, mica non lo so perché voi state facendo di tutto per fermare Francesco Carbone. Perché Francesco Carbone ha materiale da fare un culo così a tutti i palazzi, a quelli più alti, a quelli più bassi, compresi voi che state continuando a fare illeciti, a fare tutta sta scenata. E se poi si aggiunge il fatto che ora, quanto noi siamo pronti per partire, mi fermate con la macchina, allora, poi ne riparliamo, continuiamo, va
bene, se volete altre cose, altre delucidazioni, altre spiegazioni, io sto là, il Dobro e la mia macchina, il Dobro con la quale macchina mio marito va a lavorare, a fare l'operaio edile, e per cui, per questa esperienza, io non so come fare ad arrivare a fine mese. A me lo bonus non me lo dà nessuno, per massacrare il popolo di cui ne fate parte. Avrete fratelli, avrete parenti che non sono tutti poliziotti Digos, che vi date in portal Digos. Cos'è sta Digos? Ah, ciziccateli delinquenti, ciziccateli delinquenti veri, per questo vi paghiamo le trattenute sulla busta paga di mio marito, non immaginate quante sono, per poter pagare tutti sti cazzari che siete dei cazzari senza palle, perché non siete in grado di dire al vostro capo: no, io quell'ordine non lo eseguo, perché quel cristiano ha ragione da vendere, quel cristiano ha ragione da vendere, perché quello fa un culo così. E no. Fate schifo. Questa è l'Italia. Fate schifo. Se mi fermate con la se qualcuno si mette davanti con la macchina, non voglio dire che cosa rischia. Se qualcuno si mette davanti con la macchina, non voglio aggiungere altro cosa rischia. Va bene? Perché potrebbero non funzionare più i freni. Va bene? Io sono libera. Ah, continuate a ripetere. Venite a vedere come addobbo la macchina, scusate, così almeno vi rinfrescate un attimino la memoria. Chi sono i personaggi per cui noi vogliamo ricordare questa cosa? Vedete chi sono quei personaggi, e fatevi un attimino un pochino di memoria indietro per vedere perché cosa sono morti quei due cristiani lì. Venite pure. Pino, dove sei? Allora tu procedi, perché io non posso non lasciare di riprendere, sa? Io devo riprendere. Noi stiamo manifestando articolo 52. Per la nazione! Per la nazione! Articolo 52. Per la nazione! Ti stai mettendo al fresco? Ti stai mettendo al fresco tu, Tanto poi ti vai a pagare il tuo bel stipendio. Okay. Mettiti bello al fresco. Poi magari il bonus lo dividiamo, Il bonus che vi dà. Ah, ok, adesso la manifestazione adesso devi trovare la. È stata fatta. Sentiamo già la domanda, quali sono da tanto le cazzate. Tempo. Sentiamo quali. No, non può essere. Mo vediamo. Ci sono delle carte che io al momento allora, non ce l'ho. No, ci vogliono prendere per il culo. Ci vogliono prendere per il culo. La manifestazione. Vuole parlare con me? Vuole parlare con me? Vuole parlare con me? Vuole parlare con me? Quello che le sta dicendo è questo. Adesso le do la risposta a quello che sta dicendo. Allora, sì. Punto e basta. Io le dico tutte le possibilità legali per fare ricorso, come vuole lei. Oh, bene. Sto qua, sono piccolina, però sto qua, sono, non so, trasparente. Lei non mi deve autorizzare nulla. Sì. Ascolti, non siamo dei cretini, non siamo dei fessi, non siamo degli ignoranti. Lei lo sa benissimo, però crede che qui davanti c'ha degli ignoranti. La manifestazione, la cazzo di manifestazione non deve essere autorizzata da un cazzo di nessuno. Noi vi abbiamo informati e qui e quello basta. Io le sto rispondendo, quello, non personalmente, le sto rispondendo. Lei mi sta dicendo quello che vuole dire lei. Non mi deve autorizzare per una manifestazione. Siamo liberi cittadini. Allora, io sono stata 3 ore e nessuno mi ha dato ascolto! Ora che vi ho minacciato, che ho detto che sono una cittadina libera e devo manifestare con le foto di Falcone e Borsellino sopra, mi state cercando di dirmi tutte ste cazzate che non mi avete dato l'autorizzazione. Pino, sistema la macchina, lo prima che mi ferma li passiamo di sopra. L'autorizzazione, la sentiamo che cosa da dire l'altro genio? Sentiamo? Guarda che io non faccio niente a nessuno, non si metta davanti, non alzo le mani, non sono violenta! Ho la legge dalla parte mia! Ci trattate da violenti e da ignoranti!
L'autorizzazione non me la deve dare nessuno. Io sono un cittadino libero. La Costituzione ve la ricordate tutti qua dentro? La Costituzione ve la ricordate tutti? Mi metto in mezzo come il prezzemolo. La Costituzione ve la ricordate? La sapete che cosa dice la Costituzione? Il cittadino può manifestare, al massimo deve comunicare. Oh, guarda un po', è impegnato a fare la telefonata. Guarda un po', se qualcuno si mette lì a bloccarmi, io li passo di sopra. Sistema la macchina intanto, tanto loro ci faranno compagnia, vedranno che noi metteremo le bandiere, le immagini di Falcone e Borsellino perché siamo liberi di farlo, posso mettere Che Guevara pure insieme, posso mettere chi cazzo voglio. Io non sono violenta, chi è quello che si stava mettendo davanti tipo bodyguard? Insomma io alzavo le mani, sono piccina, io sono una molla, posso saltellare, posso fare tutto quello che voglio, non alzo le mani, non sono violenta, io vi ho detto fin dall'inizio, però dall'altra parte nessuno si stava, mi stava cagando, vi ho detto che io sono armata fino ai denti, ma della legge, quella vera, io sono armata fino ai denti, ma della legge, quella vera. Guarda un po' quanti spettatori c'ho adesso, guarda quanti spettatori c'ho prima, non ci stavano cagando e mo ci abbiamo tanti spettatori, è pazzesco gli spettatori che abbiamo, è pazzesco. Bene, perché non ci aiutate? Perché sinceramente fa un caldo pazzesco, sto tutta sudata, squagliata. Aiutateci a sistemare la macchina, così ce ne andiamo e vi ritirate e vi riterete soddisfatti per avervi guadagnato la vostra giornatina lavorativa oggi, va bene? Aiutateci, così ce ne andiamo tutti. Voi ve ne andate a casa, se volete aiutarmi mi fate strada, se no io me ne vado in giro da sola e raccolgo tutti gli altri disperati cittadini liberi come me a manifestare per la legalità. Per gridare al popolo che questi tutti è una massa di mafiosi. E la mafia non intesa come quella siciliana, non mi state cagando più adesso perché poi mi volete cagare quanto io metto in moto la macchina e parto, e allora che mi volete cagare, eh? Allora io sono libera e posso fare quello che voglio e gli altri cittadini si uniranno a me, perché appena io mi metto a girare con le bandiere e le foto di Falcone e Borsellino mi seguiranno e quindi noi riusciremo a fare quello che vogliamo, informare il popolo. E ditegli al vostro capetto, capo, quello che c'è, boss, se non è boss, non lo so, che l'autorizzazione per le manifestazioni, a seconda della Costituzione, non si danno le autorizzazione. Io non ho bisogno di autorizzazione. Lo avete capito? Lo avete capito? La Costituzione, andatevela a studiare. Alla signorina gli sta facendo ridere tutta la cosa perché lei si sente al sicuro da tutta la schifezza che c'è in giro. Lei si sente al sicuro, dice beh tanto chi se ne frega, io ora so, poi mi vado a prendere lo stipendio mio. Cioè qua non si tratta più di stipendio, lo avete capito? Sicuramente mio marito non prende bonus se non è lo stipendio che prendete voi, però io anche mio marito stipendio, siccome io sono una molto modesta e mi arrangio e mi accontento, va bene? Però questa è una lotta per la libertà che qui se la son dimenticata, e voi con questo atteggiamento imbavagliati fino a 50 gradi, quale virus volete che vi prenda? Ma cercate di ragionare su questa cosa! È tutto un giro di interessi economici, politici. Come fate a non arrivarci? Vi state infettando, vi state respirando l'anidride carbonica, vi state infettando, vi sta facendo venire le meglio infezioni che voi non avete idea, con questi bavagli assurdi che vi mettete. E però voi lo dovete fare perché dovete far vedere al popolo che voi siete rispettosi della legge. Quale legge? Lo sapete che cosa sono i DPCM del signor Conte? Lo sapete? Carta di culo! Carta igienica per serve per andare in bagno! Quelli sono i DPCM! Però la gente è tanto ignorante che non lo sa e ha paura dei carabinieri, della finanza, quando va al negozio, casomai vado senza mascherina. Io a questi li faccio un culo così quando entro in negozio. Io non ho mai portato la mascherina perché io devo essere rispettata. Devo essere rispettata da persona libera. Decido io se voglio mettere la mascherina. Chi mi impone di farlo mi deve dimostrare scientificamente questa mascherina serve o non serve. Se non mi dai una prova scientifica, io non metto il bavaglio.
così come non faccio niente che tu mi imponi. Quindi, ricapitoliamo. Signori spettatori, io sono libera. Prima non mi avete cagata, avete parlato di tutt'altro quando io stavo di là. Ora non volete impedirmi di andarmene? Provateci. Provateci, la denuncia per sequestro di persone è pronta. Ah, bene, bene, denuncia, denuncia. Torrina e quegli altri a banda di sgangherati, eh? Va bene, la mafia è quella con i colletti bianchi, eh? Quella con le cravatte, quella con le camicie, quella con le magliette che se ne vengono così belli in borghese. Questa la nuova mafia è questa. Allora lei adesso sta facendo un atteggiamento mafioso perché mi ha dato le sue condizioni, mi ha detto io non posso uscire perché non mi è dato, perché che cosa? Anche altre questioni. Oh, no, veramente qua ci sono solamente io. No, lei deve sapere che la Costituzione mi impone di fare la manifestazione senza autorizzazione né da lei né da Conte e né del Papa di Roma. Io adesso vado a fare la manifestazione. A chi vuole ci segua. E ci si mette in atti, li passo di sopra. Cioè io adesso che cosa mi dice quello? Che io non mi posso mettere una bandiera sulla macchina. Ma dove stiamo? Ma dove stiamo? Ma dove stiamo che io non mi posso mettere la bandiera sulla macchina? Ma dove stiamo? Ma dove siamo arrivati? Allora andiamo fin là che io già riprendere. Lui viene Francesco. Hai parlato con Francesco? Eh sì, hanno arrestato? Sì. Vergognatevi! Francesco? Ehi, non mi piace! No! Allora, queste situazioni non mi piacciono, non si fanno così! Francesco! Allora, fermi tutti quanti! Fermi! Ma che cos'è questo atteggiamento? Ma che cos'è questo atteggiamento fatto così di violenza? Non mi piace questo atteggiamento di violenza! Fermi! Non mi piace questo atteggiamento! L'ha letto, basta. Ma perché me l'ha preso? Perché non glielo posso dare. Ma lo sai che è un reato prenderlo dalla tasca? È mio questo. Sì, ho capito, ma me l'aveva messo in tasca. Chiedo scusa, lei me l'aveva messo in tasca. È come se io facessi così, guarda. Uguale. No. Come vi permettete? No, voglio vedere. Si deve togliere davanti. Signora, non mi deve togliere. Si deve togliere davanti. Aspetti, non mi piace, signora, questo atteggiamento. Per cortesia, non è questa una condotta che si fa. Non abbia è questa una condotta. Mi stia fermo. Ma come vi permettete? No, come vi permettete? Signora. Non vi potete permettere di fare una cosa del genere. Non vi potete permettere. Non mi voglio avvicinare. Non si avvicina. Perché lo so benissimo, è per mio figlio. Non mi piace. Signora, è per lei. No. Allora, noni! Signora,
Voglio vedere, si tolga sì. Davanti. Noni! È per lei! No! Allora, Noni! Signora! Voglio vedere, si tolga davanti! Toglietevi! Toglietevi da davanti! Signora! No, toglietevi! Toglietevi da davanti! Signora! No, toglietevi! Toglietevi da davanti! Signora! Signora, Noni! È per lei! No, allora, Noni! Signora! Voglio vedere, si tolga davanti! Ci mettiamo a distanza e io facciamo esiste. Vedere! Allora, Covid? Allora, esiste il Covid? Esiste anche per me? Io sono senza cosa! No, toglietevi! Toglietevi da davanti! Signora! Vergognatevi! Che cosa avete fatto a Francesco Carbone? Che cosa avete fatto a Francesco? Hanno arrestato Francesco Carbone? Hanno arrestato Francesco Carbone? Bene, dove sta la gente? No, questi pezzi di... la gente normale, dove cazzo sta? Dove cazzo sta? Non c'è nessuno qua. La gente normale dov'è? Dov'è la gente normale? Dov'è? Mi scusi, una domandina. Lei conosce Francesco Carbone? Lo conosce? Non si deve sentire. È una persona che lotta per la legalità. Lo sa che cosa hanno fatto per impedirci di manifestare questi stronzi? L'hanno arrestato perché andava in giro con la macchina addobbata con le foto di Borsellino e Falcone. L'hanno arrestato perché non vogliono far sapere al popolo il golpe giudiziario del 1989, per cui magistratura e politica stanno così, per cui Conte, nonostante è stato denunciato, sono amichetti e li stanno già archiviando le accuse. Quindi noi non ce ne usciamo più. Faranno andare a scuola tuo figlio con le mascherine, faranno andare a scuola tuo figlio obbligandoti a vaccinarlo, faranno tutte le porcate che vogliono per interessi economici, e una persona che lotta da 13 anni l'hanno arrestata. Vi dovete vergognare! Vi dovete vergognare! Cioè, ma guarda che a voi sta cosa non vi salva più nessuno! Cioè, ma io vi smerdo a tutti, perché è vergognoso. Ma qual è il tuo compito tuo? È vergognoso. Io, ma ti rendi conto? È vergognoso. Io se avessi un figlio che sta facendo così, a scaffoni l'era pigliato storia di mo'. Ma io, di 30 anni. Cioè, ma si può? Ma si può? Ma ti rendi conto? Ma si può? Quello ma siete veramente, facendo? Ma siete ignoranti. Eh? Avete arrestato una persona perché lotta per la legalità. Venu. Cioè, ma siamo, Falcone, ma Falcone e Borsellino lo sai. Mio Dio! Mio Dio! Ma ti rendi conto? Mio Dio, la signora... Cosa bandiera dà? Mamma mia! Hai giurato sopra la bandiera? Non ci credo. Tu hai giurato sopra la bandiera? Io ho pianto. Non ci credo. Tu hai giurato sopra la bandiera? Non ci credo. Rappresentavano la speranza per noi italiani. Non ci credo. Fate crescere i vostri figli in questa non merda. Non ci credo. Hanno arrestato Francesco Carbone. Fate schifo. Figlio, te. Vergognatevi. Vi dovete vergognare. Vabbè. Vi dovete vergognare. Senza cose, senza parole. Guarda, io vi auguro le cose, le più brutte cose che ci possono stare sulla faccia della terra. Io ve le auguro, cui vi cadono in testa a ognuno di voi. Tutte le cose più brutte della faccia della terra vi devono cadere sulle vostre teste, perché voi solo così prenderete coscienza della vera merda che avete intorno. Perché voi così non ve ne rendete conto della merda che avete intorno e nel cervello. Perché uno che non ragiona, guardateli, che fate le belle statuine, che non reagiscono alla notizia che hanno arrestato un povero cristiano, a noi che stiamo qua, che lotta per la legalità. Allora, cosa fate voi? Niente, fate e fate a stare ancora ad agiare la merda che avete nel cervello. La merda che avete nel cervello. Allora, io se ci dice, dico, andiamocene perché non così vediamo cogliere qualche dono. E vuoi andare che io riprendo? Ti avvii con la macchina avanti e io salgo quanto arrivi. Dove si esce di qua? Dove si esce? C'è da fare. Ma dove si esce? Ok, usciamo.
No, 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 non ci hanno cagato prima. No, non ci hanno cagato prima, non ci hanno cagato prima. No, vi dovete allontanare. No, 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 vi dovete allontanare, però mi dovete dare anche il vostro. No, 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 no. Non ci avete cagato prima! No, tu non mi... No, no, no. Numero di matricola non mi serve, mi serve il nome e cognome. Sì, il giro a destra è assolutamente uguale, il giro a sinistra è assolutamente identico. Questo doppio cambio serve allo scopo di favorire il bilanciamento della coppia. Allora, no, me lo devo scrivere. Anche quello del signore che si sta dicendo... Tanto sto registrando. Nome, nome, nome. Favorisce l'età dei documenti. Mo ve li do, però prima voglio i vostri. Sì, dopo li do. No, 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 prima voglio i vostri. Allora, tu non mi stavi cagando prima. E mo tieni di tutti... No, tu manco mi stavi cagando, manco delle più le do. Guarda, non mi... prima mi avete fatto gridare come una pazza. Mi avete ignorata. Perché avete pensato... No, perché avete pensato, ho detto, questa è una povera disgraziata. È quello che avete pensato. No! Io adesso dico, a me ne devo andare con la mia macchina da cittadina libera. Sì, via, e se voi non me... vessilli, sì. No, allora te lo scordi. No, te lo scordi. Allora lei si, allora lei si tolga la maglietta, perché è timbrata. Lei sta pubblicizzando chi è? Il documento al collega, è normale, no, è normale. Non conosco l'inglese. Un normalissimo. Tutti quanti. Adesso ci penso la statale. No, no, tutti quanti. No, 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 no. Io vi sto dando i documenti, ma io non tolgo io niente. Ho dato dalla mia, io non tolgo niente dalla macchina. Io non tolgo niente dalla macchina, vi sto dicendo già. Bene. Potete seguirmi fino a Brindisi. Io vengo da Brindisi, caro, se non l'ha capito. Vengo dalla Puglia, ma giù stampati 600 km. Per smerdare queste teste di merda. Perché altro non siete. E aspetta, Pino. Aspetta, il nome di questo signore che prima non sì, mi ha cagato certo, me l'ha dato. Certo. No, vabbè, intanto la... no, mi deve dare il nome. Mi deve dare il nome perché tu prima non mi hai cagata. Poi perché ti interessavano i documenti sei venuto a cagarmi. Adesso mi dà... No, no, è legge! È legge! Lei ha voluto il nostro nome, lei mi deve dare il suo. È legge! È legge! Qualcuno mi aiuti! È legge! Io gli ho dato il mio, lui mi deve dare il suo. Lei mi ha chiesto i documenti, io le voglio avere il suo. È legge! È legge! Hai capito? Hai capito che è legge? Eh? È legge! Mi deve dare il nome! Stava chiedendo anche alle persone c'è cosa sta facendo qua. Documenta pure questo. Documenta perché questa volta... Guarda, c'ho la macchina con la bandiera italiana, con l'immagine di Falcone e Borsellino sulla macchina, perché oggi è l'anniversario. Ho finito energia e tutto quanto, Falcone e Borsellino, simbolo della legalità, sono morti per il popolo. Questi sono quelli che vanno contro il popolo. Mi stanno impedendo di uscire con la macchina e di manifestare, per farlo sapere alla gente. Questo è l'Italia. Questa è l'Italia. Questa è l'Italia. Io perché? No, perché volevo lui dire, stava prendendo informazioni di qui non si è più liberi. Questo è il punto d'incontro. E loro andavano a dov'è quel signore lì? Guarda che io non la lasso, eh! Allora, no, 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 no. No, no, no. Allora, secondo la. No, guarda che è mio marito, i documenti sono quelli di mio marito. E noi siamo organo di polizia che stiamo procedendo. E nel momento in cui... Ho capito, lei ha disturbato diverse volte, no, perché voleva distogliere l'attenzione. Allora,
nel momento in cui la legge, nel momento in cui mi chiede il nome, io devo sapere il nome di chi me lo sta chiedendo, perché io posso pensare che lei è vestito di carnevale, è vestito di carnevale e quindi è un falso poliziotto. È la legge, vi ho detto che io sono armata della legge, sono armata della legge. Per me lei può essere un cittadino vestito finto. No, 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 mi deve dare il nome, mi deve dare il nome. Me lo dà, me lo dà. L'ho preso già. Mi deve dare il nome, è legge. Io lo devo, io lo pretendo. Ma scusate, ma veramente, ma siamo fuori? Ma siamo fuori? Cioè voi mi chiedete documenti, io che cacchio so chi siete voi? Magari sei uno che sei infiltrato così, sei vissuto di carnevale. Io devo sapere chi mi sta chiedendo documenti. Questa è legge. Legge. Quindi io da qua non mi muovo finché quel signore non mi dà il suo nome. Io rompo tutto, eh? Io rompo tutto. A sto giro io rompo tutto. Perché io sto pretendendo un mio diritto. Come è un mio diritto di libera cittadina di uscirmene con la macchina. Non sto uscendo con 10 macchine, devo uscire con la mia macchina. Posso essere padrona di andare al mare, ovunque va, voglia io, posso andare con la macchina. Posso mettere la bandiera di l'uomo ragno, posso mettere la bandiera di l'uomo tigre, posso mettere Goldrake, posso mettere qualsiasi cosa. Io posso mettere qualsiasi cosa. Chi me lo impedisce a me? Chi me lo impedisce? Allora, questa storia qua si deve finire. Adesso io me ne devo... mi scusi, è un mio diritto, eh? Cosa? Chi mi... sì, vabbè. Sì, vabbè. Sì. Prima non mi staccavano, però quando hanno visto che abbiamo detto no nel mondo, diciamo, perché sappiamo che lo possiamo fare, hanno tenuto tutto l'impegno con veno non occuparlo. Quello lì prima mi guardava e non ne diceva menzia. Poi è venuto dritto dritto con chiedere i documenti, perché è un burattino, gli hanno dato gli ordini e stai seguendo gli ordini. Non sa invece questo signore qua che di quel signore mi deve dare il nome, non solo il suo, mi deve dare il nome perché io posso pensare che lui è vestito da carnevale. No, è un mio diritto. Che cosa? Allora voi volete eseguire le cose secondo la legge, non lo state facendo. Mi deve dare per loro è offensivo, per loro è offensivo, per me no. Ma io non devo denunciare il poliziotto. Non ci credo. Devo denunciare la persona. Non ci credo. Ascolta, qua non si tratta di... Qualcuno si deve giocare anche il posto. Lei dice che io sto andando nel ridicolo, quello che fate voi no? Mi state impedendo di andarmene, mi state per... No, le ha detto, non mi prenda per le fondelle, perché lo ha detto. Ho detto che potrebbe sembrare offensivo. Allora, lei mi state offendendo, lei mi state offendendo dicendomi sempre che non ho l'autorizzazione, e l'autorizzazione non ne ho bisogno. Lei mi sta offendendo, mi fa parlare, lei mi sta offendendo. Se io al posto della bandiera italiana e dell'immagine di Falcone avessi la bandiera della Juve e l'immagine di Goldrake, mi dici che cambia? Mi prenderebbero per una pazza, per una che è fan di l'uomo tigre. Glielo ridico con molta tranquillità, perché quell'immagine e quella voglio forma bere. Erano previste come forma della manifestazione, che è stata non autorizzata. No, non è stata autorizzata. Voi non volete che noi facciamo questa manifestazione. Lei sta dicendo quello che vuole lei. Io sto dicendo qual è la situazione. Lei sta dicendo quello che vuole lei. E io le ribadisco che a me per i fondelli non mi prende, perché io sono libera di manifestare. Lei non mi deve l'autorizzazione. No, io sto però lottando. Se lo fa con determinate modalità, io sto lottando. Io non sto manifestando, io sto amo, voglio bere, se no mi svengo. No, mi deve dare il nome questo signore qua. Mi scusi, dov'è? Dov'è? Mi dai il nome, assistente, per favore. Capo coordinatore Sho Antonio. Ok. 269126. Grazie. Show Antonio? L'ho registrato. Ok, noi ce ne andiamo con la bandiera e con le immagini di Falcone e Borsellino. Seguiteci se volete. Ci state sequestrando.
Sequestro di persona! Sequestro di persona! Sequestro di persona! Maledetti! Spostatevi, siamo dei cittadini liberi! Spostatevi! Spostatevi! A dove stai qui dietro? Pezzi di merda!